Sono Anthony Partipilo, gioco esterno destro alto e ho 20 anni. Sono molto simpatico, generoso e molto chiacchierone. Se non avessi fatto il calciatore, non so, forse sarei andato a lavorare con mio padre facendo il camionista. Poi, non so, nella vita bisogna guardare giorno per giorno e rendersene conto. Ho viaggiato tanto col camion, svegliandomi la mattina alle 3, alle 2 la notte, però alla fine lo facevo molto volentieri perché facevo compagnia a mio padre. Un lavoro molto, anche questo, molto di testa, perché se non sei con la testa il lavoro lo fai un po' a vanvera e così non va bene. È faticoso sì, perché non basta, devi guidare, devi stare attento alla strada, poi devi anche consegnare la merce, la devi consegnare bene, se non la consegni bene poi hai tanti rimproveri dai direttori del lavoro e tante cose. Il mio primo numero di maglia quando giocavo a scuola calcio è stato il numero 5. Che praticamente non capivo tanto di calcio, quindi mi piaceva il 5 e avevo scelto il numero 5. Ma il 17 perché è stato il giorno più bello della mia vita, perché è nato mia nipote, che ha 2 anni e è una bellissima bambina, si chiama Marianna. La mia prima squadra è stata a scuola calcio il Faro, Bari Adriatico, che c'era un ex calciatore del Bari, Vincenzo Tavarilli, era il presidente di questa squadra. Ma il calcio l'ho capito che sarebbe stata la mia vita quando entrai nella primavera del Bari e poi lì ho incominciato a giocare abbastanza bene e di là ho capito che se mi mettevo con la testa giusta sarei diventato, cioè il calcio sarebbe stata una parte della mia vita. Io essendo barese, diventare calciatore del Bari, prima squadra, è un grande onore per me. È stato il mio sogno da quando ero bambino. Diventare calciatore della squadra della mia propria città. Allora, il primo giorno sì, sono andato in ritiro 2 anni fa con Mister Torrente. E infatti quell'anno ho fatto anche l'esordio in Serie B. Qui è stato il 15 dicembre 2012. Poi qualche mese prima avevo fatto 18 anni. Quindi poi quella settimana mi è andato tutto bene perché sono stato promosso alla patente. E dopo 3 giorni ho fatto l'esordio in Serie B e per me è stata la settimana più bella della mia vita. Poi esordire qui al San Nicola è una cosa strepitosa. Ma il mio principale pregio tecnico, io sono molto bravo nel dribbling e mi so inserire molto bene. Devo migliorare nell'aggressività, nella continuità. Ma la mia giornata tipo mi sveglio non presto, perché io sono un dormiglione, mi sveglio verso le 10, 10 e mezza. Poi mi sveglio, faccio colazione, poi scendo un po' con gli amici. Poi vado a pranzo, poi il pomeriggio mi alleno, dopo che mi alleno vado a prendere la mia ragazza, esco con lei e con gli altri amici un po' in centro, Piazza del Ferrarese, un po' dappertutto. Poi verso massimo le 11 mi ritiro perché poi devo pensare al giorno dopo per gli allenamenti. Ma il mio calciatore di riferimento è Cristiano Ronaldo, vabbè, è uno un po' troppo eccessivo, però io mi rivedo in lui perché ha più o meno il mio stesso ruolo e è molto forte. Il gol più bello nella storia del calcio è il gol di Antonio Cassano qui a Bari nel 2000 contro l'Inter. Per me lui è il più bello. Essendo barese non è uno che è tipico, che piace tanto, però non so, patate, riso e cozze è un piatto molto che mi piace. Il mio attore preferito è Checco Zalone. È il film che a me piace tanto è Cado dalle nubi. È il film più bello che ho mai visto. Il mio cantante preferito è Vasco Rossi. È una canzone che mi ha colpito molto di lui, è Un senso. Questa qui è la canzone che mi fa caricare prima delle partite. Faccio un saluto a tutti i tifosi del Bari. Io essendo barese dico sempre forza a Bari, sempre nel cuore. E nomino per la prossima nomination Dembélé Sall.